legavano e dicevo adesso cosa faccio? E poi è successo un miracolo. Perché? Perché nel 97 torna un pallone nella mia vita. E questo qua io l'ho sempre amato, non l'ho mai dimenticato. E anche dentro un manicomio criminale, nel 1997 arriva la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, e dicono, fanno una corsa podistica, e la fanno anche dentro le case circondariali, era un chilometro dentro il muro dell'intercinta, e mi dicono la dottoressa Valeria Calevro, la direttrice, corri anche tu. E io, dottoressa, cosa corro? Lei mi dia un pallone, è un posto dove allenarmi e io quel chilometro lo faccio palleggiando. Questa dottoressa mi ha ridato un pallone che era la mia vita, è come quando ero un bambino che me lo tenevo a letto, io l'ho messo nella mia cella, avevo un pallone personale, è un buco di 24 passi dove mi potevo allenare tutti i giorni, guardavo un pezzo di spicchio di azzurro, però contavo i passi, erano 24 passi, 10 giri, 2,40, 4 giri, e tutti i giorni mi allenavo e ogni anno battevo un record, la palla non è mai caduta, ma soprattutto è arrivata quella persona, Giovanni Marione, che era una persona, io mi allenavo in quel buco là, ho fatto tanti anni, quello è diventato il mio stadio, lo sognavo uno stadio come Zola e tutto, però da lì sono ripartito, ma non solo con i record che ho battuto, io sono ripartito perché dentro di me mi sono pentito, non con la giustizia, perché di quello che ho fatto, perché io ho scelto di diventare così, mentre c'erano persone là che erano nate così e non potevano scegliere. E quando mi slegavano che potevo camminare mi sembrava di essere già in paradiso e pensavo ho buttato la mia vita perché volevo far solo il calciatore. Io se potessi mi prenderei a calci nel sedere, ma non posso farlo, tornare indietro. Però posso dire ai ragazzi di non fare mai a farsi affascinare dalla strada del male, della criminalità, non vale mai questo la pena. Questo è quello che fai nelle scuole mi pare, no? Cioè, sì.